Il mondo dell'attacco dei giganti, terribilmente crudo e violento, e così tanto connesso con la nostra vera storia mondiale, è sicuramente uno degli universi narrativi meglio costruiti negli ultimi tempi, all'interno del più grande mondo di anime e manga. Il suo creatore, Hajime Isayama, ha infatti sempre calcolato ogni minimo dettaglio fin dall'inizio e non ha mai lasciato nulla al caso. Seppur tutto si colleghi alla perfezione, abbiamo però ampi margini che potrebbero essere approfonditi tramite OVA animati oppure spin-off cartacei. Oggi vediamo dunque una mia personale top 3 di possibili spin-off su Attack on Titan, più un piccolo extra che mi piacerebbe leggere o vedere. Ricordando però sempre alla fine che, almeno al momento, non c'è alcuna possibilità di assistere alla nascita vera e propria di una storia parallela a quella originale, almeno a quanto detto dall'editor di Isayama, ovvero Shintaro Kawakubo. Queste opere secondarie però potrebbero comunque arrivare da autori secondari, come magari è successo con gli autori degli spin-off ad oggi esistenti, come Lost Girls, The Birth of Rival, Before the Fall, eccetera eccetera, insomma. Prima di iniziare, però, mi raccomando, iscrivetevi qualora foste nuovi e mi raccomando anche commentate con lo spin-off o gli spin-off che vi piacerebbe vedere. Il primo spin-off, partendo alla fine nell'ordine cronologico delle vicende, che mi piacerebbe troppo vedere, raga, potrebbe essere una storia incentrata interamente sulla Grande Guerra dei Giganti, che, come sappiamo, ha portato all'abbandono del continente da parte del 145esimo re eldiano Karl Fritz e con la proclamazione di eroe di Helos, capostipite della famiglia Tibur. Ma come si sono svolte veramente le vicende che hanno dato origine a quella che oggi è l'isola di Paradis? Uno scenario di guerra ambientata dunque in un ipotetico 700-800 circa, tenendo conto insomma delle attuali tecnologie in Shingeki no Kyojin, sarebbe sicuramente molto interessante. La storia potrebbe, ad esempio, ruotare intorno al personaggio di Helos e potrebbe così mostrarci la vera nascita di Marle. Ma in tutto ciò la cosa veramente figa è che avremo modo di vedere i giganti del passato, nuovi giganti dunque per design, ma anche nuove ambientazioni, che andrebbero così ad arricchire il mondo di Attack on Titan. Oltre ciò avremo qui modo anche di conoscere meglio questo fantomatico re Karl Fritz e soprattutto potremo anche assistere alle vicende del possessore del gigante d'attacco, come ha fatto quest'ultimo a sfuggire al controllo di Marle per arrivare infine a Eren Kruger. A questo proposito, un altro possibile spin-off prequel potrebbe portarci anche magari verso le vicende di Eren Kruger, creando così una vera e propria spy stories che, raga, ultimamente le spy story stanno proprio spopolando alla grande come genere in generale, quindi una spy story in generale incentrata sulle rocambolesche avventure di Kruger. Il tutto unito magari anche all'approfondimento della backstories di Grisha o, in più, magari di Zeke, insieme a uno dei personaggi più emblematici di Shingeki no Kyojin, ovvero Xaver. Un loro dibattito sarebbe molto molto interessante per assistere per l'appunto alla fine ad uno scambio di ideologie, quelle stesse ideologie sulle quali, come sappiamo, si stanno oggi fondando gli eventi che stiamo vedendo nell'anime di Attack on Titan. Il terzo spin-off invece, unito anche al piccolo extra finale, potrebbe essere spoiler qualora non aveste letto il finale del manga, quindi vi invito magari a salvare il video e a tornare qui una volta che anche voi avrete saputo la verità sulla conclusione. Vedere uno spin-off incentrato su Armin sarebbe una delle cose più belle, almeno per me, di sempre in Attack on Titan, soprattutto se la storia fosse ambientata a seguito del Rumbling, a seguito della morte di Eren e del salvataggio, se così vogliamo chiamarlo, insomma, del mondo. Armin, come ambasciatore di pace, avrebbe un mondo di vicende da narrarci e sarebbe anche molto interessante magari veder lui scrivere quel famoso libro teorizzato, insomma, sulla storia del gigante d'attacco, un libro intitolato Shingeki no Kyojin, da lasciare ai posteri in modo tale che nessuno commetta più atrocità simili. Vedere le sue vicende, o parliamoci chiaro, anche solo in un episodio speciale OVA in relazione all'anime, qualora quest'ultimo dovesse seguire la linea tracciata dal mangaka, ci porterebbe quindi ad un approfondimento magari della relazione con Annie, potremmo rivedere Mikasa e la situazione su Paradis post-Rumbling. Infine l'ultimo, ma non per importanza, spin-off che mi piacerebbe vedere. Nelle ultime tavole del manga di Attack on Titan abbiamo infatti visto una Paradis post-apocalittica quasi.
le vicende future hanno portato all'eliminazione della vita in quel di Paradis, e il tutto si conclude dunque con questo ragazzo nel manga che si dirige verso l'albero su quella collina. Evento o situazione che di fatto dà anche il nome al capitolo 139. Uno spin-off che ci mostra dunque i motivi della guerra e della distruzione di Paradis potrebbe essere certamente molto interessante, ponendo magari quel ragazzo visto nel manga come protagonista in un'ambientazione alla The Last of Us, per intenderci, senza zombie o altro ovviamente, ma con la città in rovina, con le macerie. Anche qui potremmo trovarci davanti a noi una situazione completamente nuova, in un Attack on Titan che nemmeno sarebbe più ormai Attack on Titan. E a questo proposito, una situazione simile viene presentata anche nell'attacco dei ranghi scolastici, dove Mikasa, Armin ed Eren sono semplici studenti. A detta loro, nel loro mondo non esistono più giganti ormai da tempo, e quindi sarebbe sicuramente almeno divertente, ecco, vedere anche solo l'adattamento animato dello spin-off per farsi due risate. Voi quali di questi spin-off vorreste vedere? Oppure quali storie, ambientazioni o vicende vi piacerebbe che venissero approfondite? Mi raccomando, fatemelo sapere, come sempre, qui nei commenti. Buona domenica e noi ci vediamo, come sempre, alla prossima!